In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la piattaforma di streaming svedese Spotify ha reso note alcune statistiche che riguardano, appunto, le donne e incorona Beyoncé come la donna più ascoltata dalle donne. È l'autrice di brani come Flawless e Pretty Urks l'artista americana più ascoltata dalle donne nel mondo, ma forse non è proprio una sorpresa. La cantante, infatti, ha segnato alcuni record con il suo album omonimo, uscito nel 2013 e rieditato pochi mesi fa in una versione Platinum Edition. Ma se la Queen Bee tiene la testa di questa speciale classifica, deve cedere il trono se si parla dell'artista femminile più ascoltata di tutti i tempi, che va Rihanna, che ha conquistato oltre 200 milioni di streaming su Spotify con la sua Monster, cantata in duetto con Eminem. Al secondo posto della classifica c'è Katy Perry, autrice di Prism, che detiene anche il titolo di artista più ascoltata in Italia, davanti a Lana Del Rey e Ariana Grande, oltre a quello di quella più ascoltata dagli uomini, sia in Italia che nel mondo. Proprio Katy Perry ha dichiarato il suo amore per il nostro paese pochi giorni fa, quando in occasione del suo concerto milanese ha voluto visitare anche Pisa e Firenze. Siete nella mia top 5? Ha scritto sui suoi social. Se la Perry è quella più ascoltata, per trovare la prima italiana bisogna arrivare alla quinta posizione, dove troviamo Alessandra Amoroso, che precede altre due cantanti nostrane che chiudono la top 10. All'ottavo posto, infatti, troviamo Giorgia, mentre al decimo chiude la classifica Emma. Chi se ne frega?